È il momento dello spazio settimanale, sì, dedicato a un'iniziativa che seguiamo ormai da settembre, ottobre, con grande piacere, giusto Cristina? Assolutamente sì, sono in costante aumento, ricordiamo i ragazzi che adottano dei comportamenti a rischio per la propria salute, rischiando di fare veramente autogol nei confronti del proprio fisico. Teatro della 17ª tappa di Non fare autogol, gioca d'attacco contro il cancro, ricordiamo la campagna promossa dalla IOM, cioè dall'Associazione Italiana di Oncologia Medica, è a Udine, esattamente al liceo Niccolò Copernico. Con noi c'è il difensore, vice capitano dell'Udinese, buongiorno Maurizio Domizzi, buongiorno Maurizio, e in compagnia di Maurizio c'è Andrea Carletti, dirigente scolastico proprio del liceo Niccolò Copernico, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao Maurizio. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Adesso, questo è un applauso tutto per Cristina Caruso, è soltanto per te, perché sanno che hai cominciato insomma la giornata in maniera difficile, dunque cercano di essere, di starti vicino. Allora, prima volevo parlare col direttore della scuola, il preside della scuola. C'è questa iniziativa, ha successo, noi non vediamo i ragazzi, ce ne sono tanti, sono attenti, sono partecipi. Ce ne sono molti. Eccoli. Ah. Si fanno sentire. Si fanno sentire. Di che cosa state parlando? Di che cosa avete parlato fino adesso, professore? Abbiamo parlato di prevenzione, in particolare delle malattie tumorali, abbiamo avuto dei professori che ci hanno parlato della prevenzione rispetto alle malattie oncologiche, in particolare l'uso delle sigarette elettroniche, stanno mettendo a fuoco alcuni problemi oggi molto sentiti. Ecco, professore, volevo proprio chiedere a uno degli esperti in materia proprio questo discorso delle sigarette elettroniche, perché insomma si stanno cominciando a vietarle ai minori di 18 anni, siccome è un argomento che ovviamente è nuovo, no? E lo stiamo anche affrontando anche noi con una certa ignoranza. Ci potete spiegare che cosa può succedere, sta succedendo intorno a questo discorso delle sigarette elettroniche? Sì, sono Fabio Puglisi dell'Oncologia di Udine. Buongiorno. Anche docente all'università. Direi quello che dal punto di vista generale si può dire sulle sigarette elettroniche è che ancora si conosce poco sui reali danni che possono esercitare sulla nostra salute. Quindi vanno assolutamente utilizzate con prudenza. Sono state utilizzate come possibile strumento per aiutare la cessazione al fumo dei fumatori e come tali dovrebbero essere utilizzate. Quindi il consiglio generale è di farne uso anche con la supervisione di medici che possono aiutare in questo processo che dovrebbe aiutare ad allontanare dall'abitudine al fumo. Ecco, ricordiamo sugli effetti che... Prego. Gli effetti che possono provocare, chiaramente noi sappiamo che potrebbero avere anche delle ripercussioni a livello di apparato cardiovascolare e quindi vanno assolutamente utilizzate con prudenza. Poi esistono anche livelli vari di nicotina che possono contenere queste sigarette cosiddette al vapore e quindi va monitorato anche il tipo di sigaretta. Chiaramente su questo bisogna esercitare un monitoraggio particolarmente attento. Ecco, ricordiamo che dall'inizio dell'anno circa 1,5 milioni di sigarette elettroniche sono state vendute in Italia. Vorrei chiedere al preside, prima di fare una domanda anche a Maurizio, poi ci ricollegheremo anche più tardi, insomma, lei ha tanti studenti davanti, ma c'è ancora qualcuno di questi studenti che fuma, che fa la stupidaggine di cominciare a fumare da ragazzino? No, purtroppo sì, perché naturalmente i modelli culturali sono quelli che, oltre alla famiglia, che ha un'importanza fondamentale nel riproporre il modello del fumatore, e spesso all'età di 14-15 anni i ragazzi procedono per imitazione, naturalmente il modello esce anche dai confini familiari e della scuola ed è dilagante. Ora noi come scuola cerchiamo di fare un ragionamento non di tipo impositivo, nel vietare semplicemente il fumo, tutti gli spazi interni di qualunque scuola italiana sono interdetti al fumo, ma vorremmo allargare questa zona di interdizione anche all'esterno, negli spazi esterni, e non solo per imposizione, ma per profonda convinzione di ognuno dei ragazzi che questo si possa fare. Bravo. Tra l'altro poi la gente butta le cicche per terra, è tutta una zozzeria. Comunque devo dire che il modello culturale rispetto agli anni precedenti è passato. Se prima faceva fico,
fumare, adesso fa sfigato fumare. Questo, credo che questo modello stia arrivando quando sei costretto a fumare fuori, tutti che mangiano al ristorante e tutti fuori sotto la pioggia con due sigarette come dei reietti. Ecco, quello è il modello che sta cominciando a passare, culturalmente se vogliamo. D'accordo, professore? D'accordo, le racconto che quando qualche studente cade in qualche errore e deve subire una sanzione, spesso viene la sanzione e si accompagna a lavori socialmente utili come raccogliere le cicche lasciati dai compagni nei cortili della scuola. Questo insegna molto, secondo me. Tento un esperimento mai tentato prima. Allora, noi non vediamo i suoi studenti, quanti ce ne saranno in questo momento? Un centinaio. Allora, adesso io chiedo, non li vedo, me lo dice lei, quanti di voi fumano? Vediamo chi risponde alzando la mano. Alzate la mano. Neanche uno, incredibile, no, non è possibile. Che tristezza. Uno, guardi, le dico che nessuno ha alzato la mano, veramente sono molto bravi. Voglio vedere Maurizio come... Sono i ragazzi più giovani della scuola. Sì. Ah, Maurizio! Allora, lo faccio anche con te. Quanti giocatori dell'Udinese fumano? No, all'Udinese pochi, in altre squadre mi è capitato di trovarne un numero maggiore, all'Udinese sinceramente veramente pochi. Senti, prima di ricollegarci più avanti, quale messaggio stai mandando, se non l'hai ancora, o vuoi mandare questa mattina ai ragazzi che ti ascoltano? Ma sai, adesso abbiamo appena cominciato, però credo che il messaggio che quantomeno proveremo a mandare è quello che non serve, insomma. Io sono qui a testimoniare, insomma, la figura di uno sportivo a livello alto, insomma a livello professionistico, ma ognuno di noi nel suo piccolo e nella sua vita quotidiana, senza essere uno sportivo o praticare sport a livello così alto, può con un piccolo sacrificio, perché a volte queste piccole cose, dal non fumare, al non bere troppo, ad alimentarsi bene, ad avere un'attività fisica costante e corretta, costano. Capisco che possono costare un piccolo sacrificio, però con un piccolo sacrificio si possono poi trarre dei vantaggi enormi sia nell'immediato ma soprattutto nel futuro. Questo è quello che cercheremo di messaggio che cercheremo di far passare oggi, e io ne sono passato in termini alla prova vivente, perché vedo insomma che faccio un piccolo esempio. Quando io ad estate mi fermo dalla mia attività quotidiana anche solo per un mese e mezzo, passata la prima settimana sento proprio la necessità a livello sia fisico che nervoso di svolgere un allenamento, di fare una corsetta, di riprendere quel meccanismo lì, perché mi fa realmente stare meglio, insomma. Ti fa fare i gradoni con i sacchi sulle spalle, quindi è meglio ma no, ormai ormai ho le spalle larghe per quelle, è una necessità proprio privata, personale, insomma. Ma penso che capiti a tutti gli sportivi, è una cosa che dovrebbe capitare a tutti, perché è una buona abitudine. Allora Maurizio, torniamo più tardi da voi, grazie, comincia allora, hai cominciato anche bene a educare questi ragazzi. Non so se ti hanno ascoltato dalla scuola di Udine, Niccolò Copernico, ti ha salvato Cristina che ha detto ci colleghiamo con Udine. Non l'avevi sentito? E soprattutto se ti ha sentito Maurizio Domizzi, buongiorno, bentrovati. Buongiorno, sì, ho sentito. Va bene, no? Insomma, Giuliano dice Juve scudetto, tifo per la Juve per lo scudetto, per la Lazio perché vada in Champions League, per l'Udinese perché vada in Europa League. Ci sta, no? Sì, no, ci sta, anche se secondo me Giuliano tifa per la Lazio sotto, non so, una mia impressione, però il ragionamento ci sta. È una tua impressione, perché pure tu tifi per la Lazio, diciamo la verità. Cioè, non ora, eh? Ogni tanto insomma leggo, ho letto delle sue interviste, delle sue dichiarazioni, ho visto che è rimasto particolarmente legato insomma a Roma e alla società della Lazio, per questo, non per altro, insomma. Beh, anche tu, se vogliamo, no, tu ormai sei udinese quasi d'adozione, però anche tu sei legato un po' alla Lazio, no? Ci sta. È ovvio, io spiegavo prima, insomma, ho dei trascorsi lunghi nel settore giovanile della Lazio, ho fatto un po' tutta la trafila da bambino quasi, quindi inevitabilmente ho dei legami e dei ricordi particolari, questo è inevitabile, insomma. Quindi abbiamo qui oggi, tra Udine e lo studio di Roma, due calciatori o ex calciatori, come nel caso di Giuliano, che sicuramente lunedì sera nel derby ti faranno per la Roma. Ecco, questa è una cosa matematica, ovviamente, no? Certo. Allora Maurizio, no, parliamo un attimo all'Udinese.
scherzando appunto, e per modo di dire, Giuliano diceva spero che l'Udinese possa finire in Europa League. Se la nostra regia ci mostra la classifica, quanto è ipotizzabile, visto la folla che c'è là davanti, anche fatta di nomi grossi, che voi possiate approdare in Europa League? E quanto ci volete approdare? Perché per qualcuno è un po' una rottura di scatole. Ma no, una rottura di scatole almeno per noi non lo è mai stato, perché comunque confrontarsi con una dimensione internazionale ha sempre un fascino particolare diverso rispetto a quello che è il campionato italiano. Però credo che quest'anno, non tanto numericamente, perché ancora mancano abbastanza partite per cercare di tentare una scalata dal punto di vista numerico, tra l'altro noi abbiamo anche un buon calendario, se così si può dire, però credo proprio a causa della forza e dell'organizzazione delle compagini che ci precedono, credo che quest'anno sia, non dico impossibile, ma veramente molto 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 difficile, perché certo, abbiamo squadre più, certo, sinceramente più attrezzate, più valide di noi tecnicamente davanti da dover scavalcare. E poi non state contando su quello che insomma negli ultimi anni va un po' tolto quando serviva le castagne dal fuoco, perché Totò di Natale insomma le polveri un po' bagnate. Come vivi tu da suo vice capitano questo momento non facile di Totò? È un momento o un segnale che il tempo sta passando anche per lui? Ma credo insomma che sia un momento, nel senso che poi a volte la differenza è pochissima, nel senso che se Totò probabilmente domenica avesse segnato il rigore tutti si sarebbero scordati che era un mese che non faceva gol. Il fatto che l'abbia sbagliato somma queste situazioni, ma comunque è un giocatore che anche quest'anno probabilmente, se non arriverà a 20 gol, ci andrà molto vicino, quindi non credo che gli si possa chiedere di più visto i trascorsi di questi anni, soprattutto vista anche l'età, perché insomma anche per un campione come lui inesorabilmente poi il passare degli anni un po' si fa sentire. Però io sono pronto a scommettere che da qui alla fine raggiungerà quota 20 anche quest'anno, e quindi parleremo d'altro alla fine. Allora, noi abbiamo visto ovviamente Domizzi che parlava di, non di Gianni Chedda inquadrato, ma chiaramente di Natale, perché non ha mai segnato tantissimo Giuliano, no, e poi comunque ha già smesso di giocare. Ecco, un'ultima domanda Maurizio, perché con Giuliano stiamo parlando di valori dello sport, voi lì state parlando del valore della salute, del fatto di sapere accettare le sconfitte e di farle passare come qualcosa di positivo. Forse a Udine le sconfitte che ti bruciano più sono i preliminari di Champions, mi sa, se potessi cancellare quelle... O comunque che esperienza sono stata, se sono stato che cosa di positivo hanno avuto, se l'hanno avuto di positivo, queste brucianti eliminazioni dai preliminari? Ma sicuramente sì, le due sconfitte preliminari sono quelle che hanno lasciato più il segno, almeno posso parlare per me, ma credo un po' per tutti quelli che hanno vissuto questi anni. Però credo che ce n'è un'altra che è anche stata molto brutta, che fu quella quando era il 2008-2009, la prima stagione che ero qui a Udine, quando uscimmo ai quarti di finale di Europa League contro il Werder Brema dopo una rimonta quasi incredibile, perché all'andata perdemmo 3-1 e nella partita di ritorno alla fine del primo tempo stavamo vincendo 3-1 e avevamo la possibilità di arrivare in semifinale, che era una cosa veramente storica per l'Udinese, per la città, un po' per tutto il Friuli. E quella, guarda, sinceramente, almeno a livello personale, mi brucia quanto l'eliminazione dagli spareggi per la Champions League. Va bene, grazie a Maurizio Domizzi, in bocca al lupo a te, in bocca grazie al lupo all'Udinese, a Totò di Natale, in bocca al lupo anche ai nostri amici che continuano nel loro tour di non fare autogol, che continueremo a seguire nelle prossime settimane. Salutiamo anche gli ospiti che grazie abbiamo avuto qua in studio. Grazie a Popolizio, grazie a Giuliano Gianni Chedda, ciao Giuliano, ciao, grazie. Grazie a voi. Giuliano, hai promesso, tra 2-3 anni, quando è? Anche rispondi, se non è, al telefono, non girare quando ci vedi, non girare l'angolo. Non c'è problema. Io sono sicuro, 100%. Adesso TG Sport, poi subito dopo Zona 11 per parlare e di Champions League e delle prospettive Champions dell'Inter, ma anche di Fenerbahce Lazio. A tra pochissimo, adesso Giovanna Carollo, TG Sport.